Siamo giunti al termine del nostro cammino quaresimale. Con la quinta domenica si completa la riflessione in compagnia dell'Evangelista Giovanni. Dopo aver contemplato Gesù come acqua che rinnova, come luce che rischiara, oggi, a pochi giorni dalla Pasqua, il Vangelo offre l'immagine di Gesù come vita. Possiamo rileggere il noto brano della rianimazione, resurrezione, di Lazzaro nel Vangelo di Giovanni al capitolo undicesimo, dal primo al quarantacinquesimo versetto. Il racconto, sappiamo, è lineare. Marta e Maria, le sorelle, avvisano Gesù della situazione di salute precaria del loro fratello Lazzaro e chiedono un intervento dell'amico, un intervento che sembra tardare. All'arrivo di Gesù, Lazzaro è già posto nel sepolcro da 4 giorni. Ed è interessante il lungo dialogo che è incastonato tra l'evento iniziale e il segno, l'ultimo compiuto da Gesù, che ridona la vita a Lazzaro. Interessante in quanto ci permette di cogliere nella profondità il messaggio che Gesù ancora una volta desidera lasciare al nostro oggi. È lo sforzo dell'Evangelista Giovanni che non vuole raccontare degli eventi, ma vuole rivelare dei segni che portano alla conoscenza, alla pienezza più forte della figura del Signore. L'invito allora è quello di rileggere in questa giornata, nei prossimi giorni, in questa settimana, questo brano, per vivere realmente e personalmente una lezione che ci può preparare alla grande settimana santa ed in modo particolare alla Pasqua di risurrezione. Colgo allora solo 3 aspetti che mi hanno ancora una volta colpito e che desidero condividere con voi, a partire da 3 versetti. Il primo: ecco, colui che ami è malato. È il messaggio che le sorelle Marta e Maria inviano al Signore. Credo, anzi spero, che sia la preghiera che un po' tutti noi in questi giorni stiamo rivolgendo al Padre in questo momento di difficoltà e di pandemia grande. Ma c'è qualcosa di più profondo in questa affermazione, perché la malattia di cui si parla non è definita. Non sappiamo di che malattia le sorelle stessero informando il Signore. Abbiamo però una certezza che Dio ama, perché Dio permane in quell'amore che anche quando il male prende il sopravvento della vita dell'uomo, il male che è il peccato, che è l'indifferenza, che è l'egoismo, che è la tiepidezza nella fede, porta lo spirito dell'uomo ad allontanarsi sempre di più, creando dentro l'esistenza un certo disagio che inaridisce la vita, che offusca lo sguardo e che quindi porta realmente ad essere bloccati fino al punto da essere realmente morti a se stesso. Ed allora, se non sono bastati il dialogo con la Samaritana, il miracolo del cieco, l'uomo vuole provare ancora di più in questa pienezza la durezza del male, che non è per la morte, ma è per la gloria. Sono le parole di Gesù. Per amore gratuito e definitivo, Gesù viene a togliere il male, anche quando è profondo, anche quando è diffuso, perché il Signore rimane il Dio della vita. E così il secondo versetto è quello sempre tratto dal Vangelo che dice: io sono la vita, dice Gesù. E subito dopo prosegue chiedendo alle sorelle: credi tu in questo? È uno dei messaggi che potremmo ritenere fondamentali di questo brano. Mentre si appresta a compiere il gesto della rianimazione e resurrezione, Gesù chiede alle sorelle di manifestare la propria fede.
E Marta e Maria, in maniera diversa, ancora una volta da diligenti discepole, rispondono con determinazione e anche con precisione al Maestro. Ma Gesù aiuta loro ad andare più in profondità, ad andare a scoprire che la risurrezione, la vita nuova, è Lui, è la sua persona. Perché sarà Lui che donerà la sua vita attraverso il dono della croce, perché perdendo la sua stessa vita permetterà a ciascuno di noi di acquistare la vita vera. Ha donato tutto se stesso affinché ciascuno di noi possa diventare figlio della risurrezione. Davanti a noi allora c'è la croce che ci ricorda questa verità della fede. Attraverso la passione, Gesù ha donato a noi la possibilità di avere la vita nuova. Ma noi crediamo di essere figli della risurrezione. Crediamo di essere liberi da ogni male, così come chiediamo anche nella preghiera del Padre nostro. Noi siamo chiamati a sperimentare nel nostro oggi, nella nostra quotidianità e poi per l'eternità, questa vita di amore che il Padre ha riversato nei nostri cuori. E da ultimo un versetto tratto dalla prima lettura del profeta Ezechiele. Ezechiele ad un certo punto scrive: «Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete». Così con determinazione e con profondità l'oracolo del profeta che abbiamo ascoltato. E nella passione, nella morte e nella risurrezione di Gesù noi sappiamo che il Padre ha donato a noi il suo spirito, quello spirito che ha inaugurato la vita nuova. Noi, direbbe Paolo e dice Paolo nei suoi scritti, siamo morti al peccato e siamo diventate nuove creature, proprio per opera dello Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Quello Spirito che allora deve rinnovare il nostro desiderio di questa fede profonda nel Signore che è il Signore della vita, che vince le tenebre della morte, che vince le tenebre del peccato e della paura e che ci permette di entrare con Lui dentro la risurrezione. Una risurrezione piena e definitiva, una risurrezione che ci unisce anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che ancora in questi giorni stanno perdendo la vita a causa del coronavirus. Viviamo allora questa ultima settimana con il desiderio di sentirci vivi nel Signore. Affidiamo a Lui tutte le nostre piccole e grandi malattie. Chiediamo per noi e per il mondo intero la conversione del cuore e la remissione dei peccati, con le formule che vivremo in questi giorni, con la confessione, dove e quando sarà possibile, con l'assoluzione generale, ascoltando le parole del Sommo Pontefice, vivendo la vera e profonda conversione e anche contrizione di cuore. Non è il tempo che noi stiamo vivendo, non è per il tempo che stiamo vivendo, ma è un'esigenza della nostra vita e della nostra fede, quella di sentire la presenza del Signore che ha vita. In questa settimana avremo le indicazioni che ci permetteranno di comprendere come vivremo le prossime festività pasquali. Sicuramente ci dobbiamo predisporre con la mente, con il cuore ed anche con tutta la nostra determinazione a viverla in una maniera diversa. Certamente sarà mia premura comunicare con quali mezzi, con quali maniere noi potremo rimanere ancora uniti dentro questa dimensione per vivere con profondità la Pasqua. E colgo l'occasione anche per ringraziare di cuore Andrea che in questo tempo, in questi momenti, ha intensificato il suo aiuto e il suo supporto per la realizzazione e la diffusione di questi messaggi. Ancora davvero a tutti auguro una santa e una buona domenica nel Signore. Sapendo che la presenza del Dio dell'amore, del Dio della speranza e del Dio della vita non abbandona i suoi figli, proprio perché attraverso il dono del suo corpo, del suo sangue, attraverso il dono della sua vita, ha dato a noi la possibilità di sentirci creature nuove.